Fantastico. Questa festa provinciale del lavoro, la CGIL, discute con la gente delle problematiche del lavoro, e in Calabria quando si parla di lavoro non si può prescindere dal parlare dell'agricoltura, che dovrebbe essere il perno fondamentale per una regione come la nostra per quanto riguarda l'occupazione, prodotti di qualità e quant'altro. Quindi in questa festa provinciale del lavoro la FLAI insieme alla CGIL ha pensato di organizzare questo convegno per vedere quali suggerimenti, quali proposte, quali aiuti possono venire dalla discussione per avere anche nella nostra regione un'agricoltura di qualità, prodotti di qualità, valorizzare il territorio. E stasera abbiamo al tavolo della discussione, dopo la relazione della segretaria provinciale Caterina Vaiti e i saluti della Confederazione, abbiamo il professor Gaudio, ricercatore dell'INEA, abbiamo il dottor Bomba, direttore Confagricoltura di Catanzaro, il professor Massimo Blaiotta, presidente dell'URBI, l'onorevole Stefania Covello della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e concluderà questa nostra discussione la nostra segretaria nazionale Stefania Croggi. Perché noi riteniamo che abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per vedere come anche in una regione come la nostra, dove c'è una frantumazione in agricoltura per quanto riguarda la composizione delle aziende, abbiamo micro aziende, abbiamo un'agricoltura, aziende che la media oscilla intorno ai 2,8 ettari come estensione, a differenza della media nazionale che è di più del doppio, vedere come nonostante queste problematiche riusciamo a trovare soluzioni e migliorare le condizioni del territorio valorizzandolo pure. Quindi la parola a Caterina per la relazione. Grazie, buonasera a tutti, un ringraziamento non diritto agli ospiti che hanno accettato con entusiasmo alla mia prima telefonata di partecipare a questo convegno, senza esclusione di nessuno, sono stati proprio entusiasti per il tema perché l'invito proveniva da una grande organizzazione come la CGIL, penso sia questo il motivo. Ringrazio i compagni che sono qui, i lavoratori, le lavoratrici, ringrazio il presidente Grazia Somanno che stasera non mi accompagna niente a me stasera, ecco, che stasera è con noi. Un ringraziamento particolare anche ad Ivana che, non essendo tra le relatrici, ha voluto unirsi a noi. E basta, non dimenticando nessuno, solo un accenno all'aiuto che la mia segreteria mi dà, quindi Fatto, Carlei e Curcuglioniti che sono qui insieme a me, che nel quotidiano mi aiutano. Io mi accingo, cercando di essere breve, perché voglio passare la parola a questi autorevoli ospiti, perché insieme da qui stasera partirà una sfida. E quindi pensando di non annoiarvi e cercando di non annoiarvi, andrò a dirvi qual è stata la motivazione che mi ha spinto a scegliere questo tema. Diciamo che con il lavoro sempre nella testa, la CGIL di Catanzaro ha pensato bene di dar vita ad una festa per il lavoro. Una festa, vedete, non un party, una convention, una festa per quello che nelle nostre tradizioni culturali, nei ricordi dei nostri padri, ha sempre significato: relazioni, convivialità, incontro, appartenenza, socialità. E che questi aspetti da sempre si siano manifestati e affermati dentro il contesto delle nostre campagne, dei nostri borghi contadini, dove le donne e gli uomini, forti e orgogliosi del vero lavoro del fare, davano vita a momenti di gioia e di passione, è un dato inoppugnabile.
Per questo motivo, aver deciso di far vivere dentro la festa del lavoro uno spazio di riflessione e di confronto sul ruolo dell'agricoltura attraverso la sua categoria storica che è la FRAI, premia di fatto la stessa CGIL di Catanzaro, a cui va riconosciuta sensibilità e capacità di tenere insieme passato e presente, di interpretare le continue, mutevoli dinamiche dell'oggi. La scommessa che ci si pone davanti è come sapremo imporre una nuova centralità del lavoro ripartendo dalle campagne. Come gruppi dirigenti, insieme all'irrinunciabile lavoro di assistenza e tutela individuale, dovremmo avere presente che proprio nel lavoro delle campagne, nella sua produzione, nell'agire di determinate aziende agricole, ovvero in un settore problematico, siamo chiamati a verificare l'universalità dei diritti. Siamo chiamati a confrontarci con un'idea di sviluppo che non può essere relegata ai soli fattori di standard economici o all'aumento quantitativo della produzione. Lo sviluppo in agricoltura deve essere coniugato con il benessere del capitale sociale, con il principio di utilità sociale e di solidarietà fra generazioni, oppure sulla terra finirà per consumarsi l'ultimo atto di una frantumazione del tessuto economico e sociale che ormai coinvolge tutti i settori. Attraverso le politiche rivolte all'agricoltura dovremo scrivere una pagina importante che permette un'inversione di tendenza soprattutto sui redditi che in agricoltura sono i più miseri all'interno di un quadro generale di depressione salariale. Sulla terra e con adeguate politiche mirate si dovranno perseguire obiettivi che ridiano dignità a questi lavori, sviluppando benessere per le relative famiglie. Stiamo parlando di come nel pieno della più grande crisi di sistema, proprio in quella economia privata così svilita da decenni dai vari filoni di pensiero neoliberista e spesso anche da qualche pezzo di classe dirigente del paese e dell'Europa, si possa e si debba tentare di sperimentare qualche modello che sia presupposto di un nuovo ordine economico in termini di consumi, di qualità della produzione, di aggregati partecipativi fra consumatori e produttori. In agricoltura siamo nelle condizioni di verificare se e come far avanzare il concetto del lavoro come solidarietà e relazionalità. Le piccole e medie imprese agricole possono divenire laboratori sperimentali ove affermare la ripresa del principio sociale di impresa. Sono sempre più convinta, infatti, che in un mondo dove la frantumazione delle relazioni induce l'isolamento delle persone ad una nuova e più potente forma di alienazione, possiamo avanzare alla grande sfida dello sviluppo sostenibile. Il grande confronto fra economia e ambiente ci deve vedere protagonisti di una nuova politica agricola, non da relegare a quote europee, a fondi distribuiti come sostanze dopanti volte a contenere un disagio sociale che se emergesse nella sua interezza diventerebbe una frattura sociale senza argine per l'intera nazione. I dati ci confermano, ove ce ne fosse bisogno, che se la diseguaglianza avanza in maniera esponenziale, in agricoltura segna dei limiti inimmaginabili. Qui ancor più che negli altri comparti, la diseguaglianza infragenerazionale è più marcata, specie per il fatto che alle giovani generazioni è reso impossibile approcciarsi con speranza ad un lavoro e ad un lavoro in agricoltura. Inoltre, i valori incardinati intorno ad un pensiero diffuso di scarso valore sociale del lavoro in agricoltura, ritenuto sporco, pesante e di basso status, spingono i giovani a non appropriarsi di conoscenze formative necessarie per operare con e sulla terra, sia come imprenditori che come dipendenti. A questa immagine collettiva in cui precarietà ed irregolarità rappresentano ulteriori dimensioni negative, dovremo prestare molta attenzione e modificarla attraverso la formazione, la crescita politica e la capacità di interagire oltre il terreno dell'assistenza. Se le imprese, le istituzioni, specie nella nostra regione, non capiranno che una forte contrattazione non è una concessione fatta alla forza lavoro, ma è uno strumento per far lavorare meglio e con condivisione decine di migliaia di lavoratori, donne e uomini, il nostro giudizio e la nostra azione non potrà ammettere tentennamenti nell'affrontarli come nemici della storia e della promozione umana. Agricoltura di qualità per tutelare e valorizzare il territorio. E questo è il focus dell'incontro di oggi. Le due cose sono strettamente connesse perché l'agricoltura è una delle attività umane con maggiore attinenza con l'ambiente, sia per ciò che attiene l'uso delle risorse naturali, acqua e suolo, sia per la manutenzione del territorio e contrasto ad eventuali forme di degrado derivanti dall'abbandono. A maggior ragione in Calabria,
il cui territorio è elevato di sesto rischio idrogeologico, in cui le frane e le alluvioni sono le calamità naturali che si ripetono con maggior frequenza e causano, dopo i terremoti, il maggior numero di vittime e di danni. Tali fenomeni sono stati contrastati nel passato con delle specifiche pratiche agricole e silvicole e da una capillare rete di opere di regime delle acque e di stabilizzazione dei versanti. In un tale quadro di insieme diviene necessario coniugare un ritorno al passato rispetto alla manutenzione del territorio con un'agricoltura innovativa e ad alto valore aggiunto, anche in considerazione di ciò che le norme europee richiedono e la società si aspetta dal settore agricolo in Italia, ovvero un cambiamento di ruolo. Integrando le attività produttive con altre di servizio, l'agricoltore è chiamato a cercare modalità di sviluppo diverse, in una visione allargata dove le singole imprese devono interagire tra di loro e con la collettività in funzione di una ruralità che include la manutenzione del territorio e l'offerta di forme peculiari di turismo. L'agricoltura in generale, e quella calabrese in particolare, stenta a stare al passo con tali domande, soprattutto in una situazione di crisi economica, di scarsità di risorse finanziarie e di possibile rischio di una riduzione dei contributi che sostengono le aziende locali nel confronto con i mercati globalizzati. E quindi si può prospettare una dimensione in cui competitività e sostenibilità ambientale riescono ad avere pari importanza e quindi a trovare un equilibrio che le valorizzi entrambi. E questa è la nostra sfida ed anche il terreno per ideare una nuova proposta praticabile e soddisfacente in grado di dare un futuro solido all'agricoltura di questo territorio e per considerare la stessa strategica per lo sviluppo della nostra regione a salvaguardia però dell'ambiente. Io ritengo si debba pensare ad un'agricoltura multifunzionale, considerata da molti il risultato di una vera e propria rivoluzione culturale, che ponga in primo piano questo settore come presidio culturale, sociale e territoriale del paesaggio europeo. L'agricoltura così concepita può essere lo strumento preferenziale per diffondere e realizzare pratiche di lavoro basate soprattutto sulla tutela e la valorizzazione dell'ambiente, con la individuazione e realizzazione di nuovi servizi quali conservazione della biodiversità e del paesaggio, sicurezza idrogeologica, servizi alla popolazione, cultura e tradizione per una diversa e migliore fruizione dell'ambiente. Con la multifunzionalità, inoltre, per l'agricoltura si apre la possibilità di creare nuova occupazione, quello di cui abbiamo bisogno in questa regione, anche in Italia, ma nella nostra regione in particolar modo, attraverso l'adattabilità dei lavoratori e dell'impresa alla continua trasformazione economica e sociale che caratterizza i nostri tempi. Ma anche guardando al futuro, attraverso la ricerca di soluzioni idonee al problema della riqualificazione delle aree agricole, rurali e interne. È un nuovo scenario di sviluppo che richiede la definizione di una specifica azione programmatica, la quale, accanto alle esigenze legate alle dinamiche economiche, pone al centro dei suoi obiettivi strategici anche elementi quali la protezione dello spazio rurale e il contenimento dell'esodo dalla campagna. Si tratta cioè di promuovere un'azione capace di intervenire in una pluralità di ambiti di natura diversa, economica, sociale, ambientale, culturale ed istituzionale, ma strettamente interconnessi tra di loro per configurare un intervento efficace a fine di uno sviluppo realmente equilibrato che affronti al contempo questioni strategiche quali il riequilibrio fra città e campagna attraverso l'aumento dei redditi e la stabilità per gli agricoltori, l'inserimento professionale dei giovani, l'orientamento delle strutture agricole, la rivalutazione dei prodotti nostrani tramite la filiera corta, la competitività dei prezzi e la qualità dei prodotti, la tutela attiva del patrimonio storico e la promozione turistica, la funzione sociale ed educativa, attraverso ad esempio l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, la conservazione e la tutela del territorio agricolo anche attraverso le energie rinnovabili. È un dato di fatto che esistono diverse modalità di fare agricoltura nel nostro paese. La politica però deve essere in grado di indirizzarle, di guidarle, di creare un ambiente istituzionale più funzionale ad esse. Per realizzare ciò potrebbe essere utile inserire rispetto all'agenda 2014-2020 meccanismi di premialità, indicatori sociali e ambientali. E ancora in questo contesto la PAC, la politica agricola comune, rimane la politica strategica più efficace in grado di dare risposte alle sfide politiche del settore.
e quindi consapevoli che per noi calabresi l'agricoltura, viste le caratteristiche morfologiche e geografiche, siamo nel Mediterraneo, deve essere e deve diventare il settore trainante dell'intera economia, mi auguro che la FLAI sappia essere capace di divenire protagonista di questo nuovo modo di fare agricoltura, agenti di sviluppo, anche in una nuova ottica nel fare sindacato. E da qui parte una sfida. Grazie Caterina della tua relazione molto puntuale, molto chiara, per i punti che ha posto all'attenzione di questa discussione. Intanto per i saluti do la parola, saluti da parte della CGL della provincia di Catanzaro, la parola a Bruno Talarico, e poi ho visto e salutiamo pure il compagno Scudiero della segreteria nazionale che era insieme al compagno Gravano. Ma io sarò rapidissimo perché ho il dovere solamente di porgere i saluti della Camera del Lavoro di Catanzaro e del comprensorio Catanzaro Lamezia. Non poteva la nostra festa, la nostra seconda festa provinciale, non trattare il tema dell'agricoltura. Per cui avevamo sentito e, come dire, insieme a Caterina abbiamo costruito questa iniziativa all'interno della festa ed è ovvio che noi dovevamo trattare di un argomento importantissimo che vale non solo per la provincia di Catanzaro, ma come tutti voi sapete vale soprattutto per tutto il territorio della nostra regione. Per cui era importante e doveroso da parte nostra trovare all'interno di questo momento sia di discussione che di intrattenimento una particolare attenzione e un particolare momento dedicato all'agricoltura, ai suoi problemi e alla sua importanza soprattutto nel mondo del lavoro. Io credo che il parterre che discuterà di questo argomento è ampiamente qualificato, più di me molto probabilmente, per cui sono sicuro che troverete sagge soluzioni o comunque darete delle indicazioni utili al nostro impegno che come organizzazione sindacale mettiamo in campo ogni giorno. Per cui spero che da questo dibattito possa uscirne un utile contributo anche per quello che sarà il nostro impegno futuro come organizzazione sindacale. Io vi auguro buon lavoro, purtroppo vi devo lasciare perché mi devo, come dire, spostare nell'area della festa, che purtroppo con noi il tempo oggi non è molto clemente, per cui abbiamo dovuto improvvisare delle location per poter svolgere i dibattiti. Ovviamente noi proseguiremo poi con un successivo dibattito e poi vede tra l'altro presente il segretario nazionale della CGL insieme al segretario regionale, e in più, ovviamente, per chi non lo sapesse ancora, concluderemo alle 22 con il concerto di chiusura con Simone Cristicchi, che è l'ospite di eccezione della nostra festa rispetto anche alle iniziative che abbiamo fatto nei primi due giorni. Grazie, buon lavoro. Grazie Bruno. Intanto noi come FLAI stiamo affrontando, è un periodo in cui affrontiamo proprio questi problemi dell'agricoltura, e di ieri una riunione, un convegno interregionale con Puglia e Campania sulla globalizzazione in agricoltura all'Università di Foggia, e dove stiamo tentando di affrontare, di capire meglio quali sono le problematicità e come affrontarle nel settore. E al professor Gaudio, che era un ricercatore dell'ENEA dell'Università di Cosenza, vorrei anche porre una sola domanda, perché poi è chiaro che i suggerimenti che verranno saranno ormai, abbiamo contatti da diverso tempo, per fortuna c'è la piena disponibilità del professor Gaudio nei nostri confronti. Si discute di un'agricoltura che deve essere volano di sviluppo. Abbiamo constatato tutti che in una fase così critica a livello nazionale, europeo, l'agricoltura è uno dei settori che ha resistito di meno
per quanto riguarda la crisi, e però si può prescindere per avere un'agricoltura avanzata, prodotti migliori e quindi stare sul mercato, si può prescindere dall'affrontare anche il problema dell'evasione contributiva, del problema dei migranti su tutto il territorio calabrese e quant'altro, voglio dire. E o non è fondamentale, come diceva Caterina nella sua relazione, che è prioritaria la modalità con cui si utilizzano i fondi comunitari in questa regione? Allora, io innanzitutto mi corre l'obbligo precisare due motivi per cui ho detto subito sì alla FLAI CGIL. La prima è che sono iscritta alla CGIL, quindi non potevo esimermi dalla. Il secondo motivo è che mi ha colpito moltissimo il coraggio di Caterina nell'affrontare dei temi all'interno dell'agricoltura che spesso vengono taciuti o comunque, come dire, non sufficientemente approfonditi per dare quella svolta necessaria ad un settore importante per la nostra regione. E quindi questa sfida, che poi, come diceva Caterina, si manifesterà all'interno di seminari tematici di approfondimento, mi sembrava, come dire, un punto di partenza importante per cominciare seriamente e in maniera utile affrontare il tema dell'agricoltura, soprattutto in una regione come la nostra, in Calabria. Beh, le domande che ha posto, insomma, ci vorrebbe un seminario ad hoc per rispondere in maniera soddisfacente. No, io quello che risponderò ovviamente anche in maniera molto schematica alla sollecitazione, poi io quello che vorrei partire da un punto. Noi dovremmo tutti interrogarci su è utile oggi fare agricoltura? E secondo me da questa domanda e dalla risposta a questa domanda noi potremmo costruire percorsi di sviluppo diversi rispetto al passato. Noi abbiamo in Calabria un'agricoltura dalle mille contraddizioni, ma non immobile, puntiforme, non organizzata, ma ma capace di produrre prodotti di qualità, è capace anche di tenere campo a indicatori economici e sociali di agricolture molto più avanzate. Il problema è però che noi non siamo in grado e capaci di fare sistema all'interno della nostra regione. Noi abbiamo delle aziende molto avanzate, ma abbiamo anche, delle aziende, delle aree nella nostra regione dove l'esodo è accompagnato dalla perdita di aziende, dal ruolo dell'azienda nelle aree interne, che produce effetti perversi a livello di paesaggio agrario e di tutela dell'ambiente, per esempio. Le contraddizioni quindi sono molto evidenti, e queste contraddizioni molto probabilmente dipendono, dobbiamo dirlo, da una politica agricola comunitaria che ha sempre a vantaggio delle grandi imprese, mai delle piccole, e ha sempre a vantaggio del profitto piuttosto che dal, e questa è la sfida, da considerazioni di carattere, che vanno al di là dell'efficienza economica aziendale. Io credo che oggi una delle sfide è quella di riconoscere all'agricoltura un ruolo che va dalla produzione degli alimenti, ma soprattutto alla produzione di servizi per l'ambiente e per la società. Ne parlava Caterina prima, alcuni esempi sono
evidenti. Quando parliamo di agricoltura sociale, noi diamo anche non solo delle risposte alle nostre aziende agricole e alla loro efficienza in termini di produzione di beni alimentari, ma diamo risposte anche alla crisi di welfare che c'è, potremmo dare, ovviamente, perché queste nuove forme di agricoltura che stanno nascendo oggi sono, come dire, sconosciute alle statistiche ufficiali, sono sconosciute alle politiche o alla politica, sono, come dire, sconosciute anche a chi fa ricerca. Spesso chi fa ricerca privilegia, come dire, gli aspetti economici, e quindi privilegia le grandi imprese, quelle che distribuiscono i prodotti alla grande distribuzione, ai grandi numeri, tralasciando quello che sono le piccole aziende e soprattutto quello che potrebbero essere la funzione delle piccole aziende come presidio del territorio e del paesaggio agrario, e quindi come tutela del paesaggio, ma anche come capacità di produrre beni sani e genuini, e quindi la salute del consumatore. C'è un'agricoltura in Calabria che è fortemente senilizzata, che è piccola. Ci sono in Calabria molte aziende piccole che conducono poca superficie, poche aziende grandi che conducono molta superficie. Però la morfologia del nostro territorio è 80% montagna e collina, 20% pianura. Le aziende grandi sono in pianura, le aziende piccole, non tutte, però in maggioranza sono in montagna. E quindi là bisogna fare la scelta. Cioè, che cosa deve essere l'agricoltura oggi? Allora, e da questo punto di vista, 2 più 2 dovrebbe fare 4. Cosa che in agricoltura spesso non succede. I giovani hanno bisogno di lavoro, l'agricoltura ha bisogno di giovani, 2 più 2, 4. E questo purtroppo non succede, perché ancora c'è un retaggio culturale che ci fa dire che chi non era portato per gli studi gli si diceva vai a zappare. Oggi invece, e sono proprio i giovani a dimostrarlo, sono proprio quelli che hanno studiato che ritornano in agricoltura, perché sono convinti che a partire dall'agricoltura gli idealisti cambieranno il mondo, quelli più realisti invece miglioreranno l'ambiente, la salute e la qualità della vita. Questo è un aspetto importante perché, come dire, pone una serie di problemi che vanno al di là dell'efficienza economica, che vanno oltre il PIL. Tutto si misura con il PIL oggi, tutto è profitto. Molto probabilmente dovremmo cominciare ad avere un approccio culturale al problema diverso e misurare il tutto attraverso il benessere, gli indicatori sociali ed ambientali di cui parlava Caterina. Molto probabilmente questo aiuterebbe la politica o le politiche a fare un salto, soprattutto culturale, di approccio rispetto alle problematiche dell'agricoltura, non indifferente in una regione come la Calabria. E quindi, per ritornare al tema che è paesaggio, qualità dei prodotti e paesaggio, io credo che non può esserci tutela e cura del territorio senza un'agricoltura di qualità, dove la qualità, ripeto, non si misura in termini economici, ma si misura in termini di rapporto dell'azienda con il territorio, cioè la capacità dell'azienda a creare reti con altri soggetti, con altre politiche, con altri settori. In un contesto territoriale l'agricoltura è uno dei tanti settori che può contribuire al benessere e allo sviluppo del contesto, non è l'unico settore, no? Allora, da questo punto di vista, per esempio, bisognerebbe anche avere un approccio diverso rispetto alla politica agricola comunitaria,
cioè la politica agricola comunitaria, soprattutto la politica di sviluppo rurale, non può essere oggi solo politica agricola, ma deve essere politica territoriale, cioè deve contribuire a finanziare interventi che siano, come dire, che contribuiscano a creare competitività non aziendale ma soprattutto territoriale, perché in un contesto di qualità anche le aziende avranno i loro benefici. Non un'azienda isolata, con quello che succede oggi, avrà poca fortuna all'interno di un contesto non di qualità, se mancano i servizi, se mancano le infrastrutture, se mancano i prodotti. E allora noi bisogna interrogarci su questo fatto. La PAC da una parte, un'agricoltura industrializzata dall'altra, hanno creato, diciamolo, disastri ambientali. Allora, questo è un altro aspetto di cui bisogna tenere conto. Noi abbiamo creato effetti perversi di impatto sul territorio, cioè da una parte il dissesto idrogeologico, da una parte la perdita di biodiversità, l'erosione dei suoli, l'inquinamento, la desertificazione, riduzione e abbandono della SAU, marginalizzazione economica e sociale dell'agricoltura soprattutto di montagna. E allora abbiamo espulso i contadini dalle campagne proprio per seguire una logica di profitto, prevalentemente di profitto, che, come dire, ha, in una regione come la nostra, ha penalizzato il territorio. Noi non abbiamo più il paesaggio agrario di 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Noi abbiamo un paesaggio agrario o abbandonato dal degrado, dalle frane, dagli incendi, oppure fortemente specializzato dalla monocoltura, e quindi paesaggi omogenei. Mentre una delle, come dire, punti di forza del nostro territorio era questo, come dire, paesaggio rurale agrario molto diversificato all'interno del nostro territorio. E io credo allora che da questo punto di vista c'è, come dire, un modo diverso di guardare l'agricoltura. Ci deve essere un modo diverso di guardare l'agricoltura. Una serie di studi hanno dimostrato che c'è un'altra agricoltura possibile, che può coniugarsi con lo sviluppo e può soprattutto dare risposta a quello che dicevi tu all'inizio, no? È quel tipo di agricoltura che, riconosce un modo contadino di fare agricoltura, ma contadino non sta a significare un retaggio del passato, il vai a zappare. Contadino oggi significa, come dire, riprodurre all'interno dell'azienda valori, eticità, no? Perduti, che erano tipici della nostra agricoltura, cibi sani, genuini, scambio, reciprocità, solidarietà, è inteso in questo senso che dovremmo intendere il modo di fare agricoltura e le pratiche agricole. Allora, da questo punto di vista, per esempio, la filiera corta potrebbe risolvere i problemi dello sfruttamento degli immigrati. Perché è ovvio che se le clementine vengono pagate 6 centesimi, tutte le aziende, diciamo capitalistiche e non, sono costrette a sottopagare e a sfruttare i lavoratori. E ovviamente una volta sfruttavano gli autoctoni, non dimentichiamo che negli anni 50 venivano sfruttati i salariati agricoli, oggi sfruttano gli immigrati e i clandestini a maggior ragione. Allora, questo è un modo diverso di vedere
e di leggere il lavoro all'interno dell'agricoltura. Utilizziamo strumenti diversi, utilizziamo una cassetta degli attrezzi diversa per dare risposta anche al lavoro in maniera diversa. E soprattutto credo che sia opportuno leggere il lavoro come processo collettivo anche e non come percorso individuale. E l'agricoltura, questo tipo di agricoltura, no? Basata sui rapporti con il contesto, con i soggetti, con le politiche, con i settori, privilegia questo modo diverso di intendere anche il lavoro, perché il lavoro viene, come dire, non cercato ma creato da soggetti che si mettono, no, a disposizione del territorio. Questi soggetti che vogliono fare agricoltura in maniera diversa sono quei soggetti che hanno, privilegiano, quindi, un rapporto uomo-natura dove la qualità viene privilegiata rispetto al profitto, il benessere viene privilegiato rispetto al profitto, dove il loro lavoro si mette a disposizione del territorio. C'è, come dire, anche uno scambio di saper fare all'interno dei territori, cosa che ovviamente è persa. E allora il problema, secondo me, è: dobbiamo uscire da questa ambiguità. Ci sono paradigmi agricoli diversi, spesso contrapposti. C'è un'agricoltura ricca che ci viene invidiata dalle altre aree del paese, ma che produce inquinamento, che produce sfruttamento. C'è un'agricoltura povera che non riesce a contrastare la crisi, e quindi c'è la minaccia di ulteriore espulsione di manodopera e di aziende agricole, e quindi la minaccia di non presidiare il territorio, quindi la minaccia di... C'è invece oggi un altro tipo di agricoltura che si può benissimo coniugare con queste, no? Che si pone obiettivi diversi, che si pone in maniera diversa rispetto alle politiche agricole, e che è capace non solo di creare prodotti di qualità, ma è capace anche di creare paesaggi di qualità e quindi rendere competitivo il territorio, e quindi rapportarsi con il turismo, rapportarsi con la società, rapportarsi con l'ambiente, e quindi è un'agricoltura che si integra all'interno di un contesto più generale, più ampio, che esce dal suo isolamento per avere rapporti con l'esterno. Ciò però richiede, secondo me, due cose: una revisione radicale dell'attuale cassetta degli attrezzi, e quindi prepararci a creare progetti di qualità, perché se da una parte è vero che ci sono delle responsabilità da parte delle politiche, no? I tempi troppo lunghi per l'erogazione dei finanziamenti, un rapporto tra enunciazione di principio dei programmi e gestione e attuazione che non sempre coincidono, no? Ci sono anche aspetti che riguardano fattori esterni, tipo l'accesso al credito, alla terra, formazione, servizi, ma c'è anche un altro problema, cioè la capacità del territorio di produrre progetti di qualità che siano in grado di, innovare, cambiare quello che è il contesto attuale. E su questo dobbiamo, e questa è un'altra delle sfide, che se c'è il colpa, se le politiche, la politica ha ovviamente le sue responsabilità, anche i territori, la loro capacità di produrre progetti di qualità va comunque molto probabilmente sostenuta, supportata. E l'altro aspetto, secondo me, per concludere, che ritengo sia importante, è avere un approccio culturale diverso rispetto all'agricoltura. Allora, questi, secondo me,
cambiare la cassetta degli attrezzi è questo nuovo approccio culturale rispetto a quello che è il ruolo e la funzione oggi, o che può essere oggi, dell'agricoltura, credo che siano i due aspetti per favorire pratiche di benessere contro il profitto, per esempio, e di sviluppo contro la crescita, la sola crescita economica. E allora, perché il problema, la difficoltà non è la pratica in sé di questo modo diverso di fare agricoltura, ma è come vengono coinvolti gli attori locali, pubblici e privati, in questo processo e come viene organizzato il sistema di governo di questo processo. È lì la sfida molto probabilmente più importante per un futuro diverso della nostra agricoltura. Grazie. Grazie professor Gadio, faremo tesoro suggerimenti che verranno da questa discussione. E intanto al dottor Bomba, come direttore di Confagricoltura, ma potrei rivolgere la stessa cosa alle consorelle di Confagricoltura col direttore CIA, cioè, ritenete che siano da modificare le norme per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi pubblici o quant'altro, dato che grossi risultati non è che se ne siano visti in questi ultimi anni? E se sì, cosa fare? Intanto per ovviare anche, cioè per non assistere anche a piagnistei, anche in fase in cui forse non ci dovrebbero essere. Se sigliamo contratti di lavoro, se è normale che andrebbero applicati, e si applicano se si opera su un'agricoltura di qualità, un'agricoltura vera, altrimenti i problemi verranno fuori. E vorremmo sentire cosa ne pensa l'associazione. No, va bene così. Buonasera a tutti. No, va bene così. Beh, insomma, io non sono di sinistra, o meglio, potrei dire che sono di sinistra, ma rappresento un'organizzazione notoriamente di centrodestra. Questo per fare la battuta rispetto ovviamente al dottor Gaudio. No, ma stavo scherzando. Io sono iscritto veramente. Il problema è che io sono un figlio di un agricoltore che a 16 anni è emigrato in Argentina per trovare lavoro nel lontano 51, nel dopoguerra, e sono poi diventato anche figlio di un operaio perché ha fatto mille lavori. Lui era un piccolo coltivatore diretto in Argentina, solo che conduceva un'azienda di circa 300 ettari ed era un piccolo coltivatore diretto. Allora entro nel tema perché le parole che ha detto il dottore Gaudio, alcune delle cose che ha detto il dottore Gaudio non mi convincono e invece mi piacciono molto alcune degli argomenti trattati da Caterina, che ringrazio per l'invito. Io ho accettato immediatamente questo invito perché credo che di agricoltura bisogna sempre parlare e bisogna parlare in maniera però corretta. E allora andiamo a dare alcuni numeri, perché poi l'agricoltura sono anche numeri, perché molti di voi non sanno che 1000 aziende più grandi d'Italia occupano circa 300.000 operai, di circa 1.000.000 e quasi 100.000 operai che vengono impiegati in agricoltura, circa 300.000 sono occupati solo nelle 1000 più grandi aziende agricole d'Italia, che a loro volta fanno quasi il 30% del volume d'affari complessivo dell'agricoltura italiana. Allora, quando sento dire dal dottore Gaudio che non bisogna fermarsi solo al profitto e bisogna guardare anche le aziende piccole, allora io mi preoccupo per quelle 1000 aziende che occupano circa 300.000 operai. Mi preoccupo se un governo, come invece opportunamente ha fatto, non blocca un provvedimento della magistratura che stava chiudendo l'ILVA, non ce lo dimentichiamo, l'ILVA stava chiudendo per un provvedimento della magistratura per interventi
ambientali che non erano stati fatti, no? Sull'ambiente che non erano stati fatti. Stavano andando a casa circa 20.000 operai, con tutto un indotto. Una città come Taranto stava avendo un crollo da un punto di vista sociale non indifferente, quindi ben vengano gli interventi anche del governo che con un apposito decreto ha mantenuto in attività quella struttura, pur essendoci grandissimi problemi ambientali, questo lo sappiamo. Mi preoccupa quindi il fatto che non si tenga conto che l'agricoltura fa parte di un sistema economico e i sistemi economici si mantengono con i profitti, con i ricavi, con i redditi. Ora, quando i redditi purtroppo attraverso una politica agricola sbagliata, questo sì, è vero, ma la politica agricola comunitaria la fanno gli stati membri, domani saremo 28 con la Croazia, no? Domani saremo 28. La fanno gli stati membri e se il nostro governo negli anni passati, nelle precedenti politiche agricole comunitarie di riforma, non ha saputo seguire quella che era l'indicazione che venivano dagli agricoltori, da quelle che erano le organizzazioni agricole, e quindi ha accettato o quasi subito, tutta l'Italia ha subito, una politica agricola comunitaria che ha mortificato le produzioni mediterranee. Oggi gli aiuti comunitari sono l'unico reddito degli agricoltori, perché non si vende nulla. Questa è una crisi che sta ormai coinvolgendo tutti, eppure l'agricoltura è l'unico settore dove l'occupazione si è mantenuta. Abbiamo perso solo il 2-3% rispetto agli anni passati, molto poco se consideriamo che da altre parti le percentuali di disoccupazione sono veramente notevoli. Se poi consideriamo che l'Italia dei 28, visto che consideriamo anche la Croazia domani, è il quarto paese con la superficie media più piccola. Noi abbiamo una superficie media italiana che raggiunge a stento i 7 ettari. In Calabria addirittura, diceva Santino, siamo a 2,8, in realtà siamo un po' di più, siamo a 3,2, forse 3,5 ettari di media, ma sono dati. Questo perché? Perché sta avvenendo un accorpamento aziendale, stanno chiudendo molte aziende, si stanno creando delle forme di aggregazione aziendale e questo vuol dire che sta cambiando, il sistema sta cambiando. E allora, a mio avviso, ritornando anche all'intervento di Caterina, forse bisogna guardare a due tipi di agricolture diverse. Il mantenimento di quell'agricoltura che si rivolge al mercato, che fa dei processi di sviluppo verso i mercati internazionali, che combatte la globalizzazione, e quindi con una serie di investimenti e di incentivi verso queste politiche. E poi c'è un'altra agricoltura, quella delle piccole e medie imprese, che invece mantengono il territorio, che invece si rivolgono, come diceva giustamente Caterina e anche il dottore Gaudio, a un sistema di territorio di qualità che tenga conto di ambiente, di paesaggio, di salubrità dell'aria, di sostenibilità. Allora sono due politiche diverse e quindi due tipi di investimenti diversi, due possibilità di programmazione diversa, cosa che, mi dispiace dirlo, la nostra regione non ha fatto. E se ha fatto, mi chiedo, perché tre settimane fa, mi pare, in una riunione a Lamezia, è stato chiesto a tutti gli operatori di spendere, perché sapete, la regione Calabria a dicembre probabilmente restituisce buona parte dei 111 milioni di euro che non riuscirà a spendere, li restituisce alla Comunità Europea. Questo è l'ultimo anno di programmazione. La programmazione europea ha fatto un percorso, no? 2007-2013, la programmazione regionale doveva spendere una serie di finanziamenti, di incentivi che aveva ricevuto dalla Comunità Europea. Beh, ci è stato detto che, questo succedeva tre settimane fa, che c'erano ancora da spendere 111 milioni di euro. Qualcosa si spenderà, ma 111 milioni è difficile che si spendano. C'è il rischio di doverli restituire o forse di utilizzarli in altri campi. Qualcuno dice per la sanità? Per qualcos'altro? Non lo so, non so neanche se sia possibile spenderli, perché se non mi sbaglio quello che non è speso l'ultimo anno di programmazione deve comunque tornare indietro. Allora siamo in difficoltà, e perché siamo in difficoltà? Perché questa regione ci ha messo 2 anni a far uscire una serie di misure, ci ha messo 2 anni a far uscire delle determinate graduatorie. Misura 121, sviluppo e miglioramento delle aziende agricole, la misura 123, ci sono voluti 2 anni che uscissero le graduatorie. Se uscivano 2 anni fa, probabilmente la crisi era solo all'inizio, le aziende spendevano, oggi le aziende non spendono più. Quando si parla di occupazione, anche qui bisogna entrare nel tema, no?
perché parliamo di lavoro, di agricoltura di qualità, di territori di qualità, perché agricoltura di qualità è sinonimo di territori di qualità, è indubbio questo. E allora parliamo anche di lavoro e quali sono poi le proposte, perché le proposte ci devono sempre essere. Beh, la proposta è molto semplice, devono essere coinvolte tutte le parti in gioco, non può essere soltanto l'imprenditore, soltanto i lavoratori, soltanto gli enti locali, eccetera. Qui è un insieme di componenti che giocano una partita molto più complessa di quella che pensiamo, perché abbiamo molta concorrenza, molta competizione da parte di altri paesi che sicuramente hanno costi più bassi dei nostri. Noi continuiamo ad avere un costo del lavoro molto più alto di altri paesi e non riusciamo a ridurlo, perché c'è anche una situazione fiscale che ovviamente ci impedisce alle aziende e ovviamente anche ai lavoratori di avere una certa agevolazione. Allora, la partita si gioca con il miglioramento della qualità, che è già stata fatta notevolmente, però la qualità si migliora, come dicevo prima, con diverse componenti. Allora, le imprese agricole cosa devono fare? Beh, devono investire sui giovani, certo. Adesso c'è, e mi auguro che possa servire, anche se non sono convinto che servirà nel breve periodo sicuramente, c'è un governo che ha attivato una serie, che sta attivando una serie di finanziamenti per l'occupazione, con una serie di agevolazioni. Io voglio leggere con attenzione quello che sarà il provvedimento, perché a oggi si parla, si vede, si sente, si legge di incentivi per l'assunzione di ragazzi, di ragazze a tempo indeterminato. Sul tempo indeterminato credo che ci sia un attimino di difficoltà oggi ad assumere da parte delle aziende, perché c'è una crisi troppo profonda e quindi la prospettiva è veramente nera. Se fossero stati fatti delle altre forme di incentivo anche sul lavoro, diciamo così, non dico l'apprendistato che poi c'è, ma che non è sempre incentivato, non è sempre percorso, allora io dico che le politiche per l'assunzione di giovani agricoltori, di giovani da impiegare nella filiera agricola, secondo me sì, e soprattutto i giovani, il ricambio generazionale, come si diceva, perché abbiamo troppe persone che continuano ad avere un'età media superiore ai 60 anni in agricoltura, un'età media superiore ai 55 anni sicuramente. Allora le politiche, e poi sicuramente un'altra cosa che a mio avviso è necessario, è il confronto tra imprese e lavoratori. E ai lavoratori noi imprenditori cosa chiediamo? Purtroppo una sola cosa: migliorare e qualificarsi e formarsi, perché purtroppo il processo produttivo si migliora attraverso i processi tecnologici delle imprese, il miglioramento delle strutture, ma sicuramente anche con il miglioramento del lavoro. Il lavoro, tutte le tecnologie cambiano e quindi bisogna adeguarsi, e quindi i nostri lavoratori, tutti i lavoratori, devono capire che è ora di formarsi, qualificarsi e riqualificarsi continuamente in questo ambito, perché se no, se si continua a fare sempre le solite cose, le aziende agricole non vanno lontano. Grazie. Grazie dottor Bombo, per andare veloce perché alle 8:30, alle 8:30 dovremmo concludere perché c'è un altro dibattito. Una domanda, 8:30. Una domanda al dottor Braiotta. Dato che parliamo di valorizzazione del territorio, i consorzi di bonifica, quale ruolo, quale contributo possono dare? Siccome noi come FLAI ci stiamo muovendo in questi ultimi mesi, anni, perché siamo consapevoli che nelle aree interne, specialmente della nostra regione, ci deve essere una maggiore presenza, i giovani ci devono rimanere, ma per rimanerci ci deve essere il lavoro, che non può essere solo forestale, anche se la salvaguardia del territorio non è solo opera dei lavoratori forestali, ma è dell'agricoltura, però se i giovani non rimangono, l'agricoltura sparisce, se i servizi però non ci sono, se le strade interpoderali non ci sono, cioè quali ruoli, quale contributo i consorzi possono dare in tale direzione? Grazie. Sì, grazie. Intanto saluto la CGL provinciale, regionale e nazionale che mi danno la possibilità di intervenire, seppur velocemente, a questo tavolo. Guarda, io come presidente di consorzio di bonifica chiaramente volevo
fare anch'io una piccola riflessione, intanto come agricoltore, perché per poter essere presidente di consorzio di bonifica voi sapete che con l'autogoverno, con le gestioni ordinarie di oggi nei consorzi di bonifica bisogna essere agricoltore, quindi volevo precisare che io sono anche un agricoltore, quindi voglio dire dalla nascita. E questo l'ho voluto precisare anche per rispondere all'invito della dottoressa Vaiti, che ha detto che noi abbiamo subito accettato. È chiaro, un agricoltore, dove si parla di agricoltore, accetta subito. Io ho fatto 250 km per arrivare qui anche prima dell'orario, quindi vuol dire che sono venuto volentieri anche per questo motivo. Detto questo, allora, innanzitutto io solo una battuta, perché le relazioni che mi hanno preceduto, dei relatori che mi hanno preceduto, diciamo, hanno lasciato poco spazio, perché il dottore Gaudio e il dottore Bomba hanno tracciato, come dire, una linea abbastanza approfondita su questo tema. Ma per dare il mio contributo, innanzitutto io volevo dire alla Sara che io sono nato come agricoltore di un ettaro. Io ho iniziato nel 78 con un ettaro di terra, quindi poi nello svolgere negli anni le cose cambiano, e quindi voglio dire, non voglio scoraggiare eventuali giovani che sono qui presenti, che eventualmente non è un dramma ricominciare a fare l'agricoltore anche con 2 ettari o con 3 ettari, perché agricoltura di qualità oggi si può fare anche con superfici minime, perché non parliamo più di agricoltura di quantità, le migliaia di quintali di roba, diciamo, o specialmente poter giustificare migliaia di quintali di roba che partivano, quindi ci volevano centinaia di ettari di territorio. Siccome oggi, grazie a Dio, non c'è più questo bisogno di giustificare fatturato di migliaia di qualità, e quindi la necessità di centinaia e migliaia di ettari di superficie non esiste più, quindi un'agricoltura di alta qualità si può fare anche con 1 ettaro o con 2 ettari, se pensiamo alle fragole, se pensiamo ad altri tipi, insomma, a ortaggi specializzati e quant'altro. Detto questo, perché sai, come presidente di consorzio e come agricoltore da tanti anni sul territorio, questo mi sembra, come dire, la Bibbia del nostro mestiere, dottore Aiello. Detto questo, i consorzi di bonifica negli ultimi anni, specialmente dopo la riforma dei consorzi di bonifica, perché voi sapete che i consorzi di bonifica sono stati commissariati per 40-50 anni, adesso noi veniamo da una riforma che è in piedi da 3 anni, da 4 anni, da 2 anni, in alcuni consorzi addirittura da 1 anno e mezzo, le cose sono cambiate. Perché sono cambiate? Perché i consorzi di bonifica sono gestiti dagli agricoltori. E questo il fulcro. È chiaro che i consorzi di bonifica gestiti dagli agricoltori, la musica è cambiata. È cambiata, è un dato di fatto, è un discorso oggettivo. Se camminiamo per i territori, se andiamo in giro per i territori dove il consorzio di bonifica insiste, perché io poi lo voglio dire, dottor Aiello, che i consorzi di bonifica non coprono tutta la superficie regionale e specialmente quella interna. Ogni consorzio di bonifica ha poche aree interne, collinari, poche aree interne, diciamo, che si avvicinano all'alta collina o alla montagna. Questo è un male, secondo me, perché in effetti, voglio dire, un consorzio di bonifica che può agire anche sul territorio montano sicuramente porterà. Ma se parliamo dei territori che noi oggi comunque presidiamo, vediamo che i consorzi di bonifica hanno creato, come dire, uno scompiglio, abbiamo creato una discontinuità netta rispetto al passato. Se parliamo della pulizia dei fossi, dei canali, se parliamo dell'acqua, perché tutto quello che io ho ascoltato, l'agricoltura di qualità si fa solo ed esclusivamente con l'acqua, e con l'acqua buona possibilmente. Non ci può essere agricoltura di qualità se non c'è acqua. Questo è un punto fermo, è un punto fermo. L'acqua deve essere al centro della discussione. Se per essere l'acqua al centro delle discussioni, i consorzi di bonifica devono essere al centro della discussione, perché l'acqua ci può essere solo attraverso i consorzi di bonifica. Dottore Aiello, non so se voglio dire. Per ritornare poi al discorso delle sentinelle, del presidio, e questo è un dato, l'hanno detto ampiamente il dottore Gavi, il dottore Bomba, hanno parlato ampiamente di questo. È chiaro che gli agricoltori, diciamo, se
abbandonano le terre, è chiaro che non esiste più, il costo di bonifica è marginale rispetto a una collina dove ci possono essere 100, 200, 300 abitazioni di agricoltori, possibilmente con giovani dentro che possono lavorare su quei territori, altro che condossi di bonifica. Condossi di bonifica a quel punto diventa solo un ausilio, diventa un supporto. E' a questo che noi dobbiamo mirare, però questo non è un compito mio, questi sono discorsi politici che ampiamente chi mi ha preceduto e chi seguirà a queste cose sicuramente più di me. Io per quanto riguarda i condossi di bonifico voglio precisare che noi dobbiamo avere la forza, dobbiamo essere caparbi ad andare avanti in questa direzione, perché noi stiamo sul territorio tutti i giorni e tutte le notti, noi l'abbiamo visto con gli occhi, lo vediamo tutti i giorni che il supporto dei consorzi di bonifica all'agricoltura sta portando un valido apporto. Questo è senza ombra di dubbio. Gli agricoltori che in autogoverno stanno gestendo i consorzi di bonifica, ecco, hanno creato un valido supporto, direi importante per quanto riguarda questo aspetto. È chiaro che nelle aziende agricole, per ricollegarmi a una battuta che ha fatto il dottore Gaudio, le energie rinnovabili possono essere un ausilio, perché se pensiamo a tutte le strutture che sono state fatte negli anni con soldi anche pubblici, a tutti i capannoni, a tutte queste strutture, alle stalle, a quant'altro, a tutti i depositi di attrezzi, se ogni azienda agricola, piccolo o grande che sia, riesce ad avere alla produzione di energia rinnovabile attraverso fotovoltaico o qualsiasi altra forma, quello è solo e soltanto un valore aggiunto che può soltanto dare una mano ancora di più a questo combattere. Grazie. Grazie, dottor Blaiotta. Do la parola all'onorevole Stefania Covello. È solo una constatazione che è anche una domanda, che è venuta fuori dagli interventi che ci sono stati, ma che è un problema che noi come FLAI abbiamo posto già da qualche anno. Se i disastri combinati dalle varie, dalla PAC, dalle norme comunitarie e quant'altro, dovuti, chiamiamole, leggerezze, incapacità di chi ci ha rappresentato a Bruxelles, i vari ministri che a rotazione dopo un anno cambiavano, cosa farà, cosa intende fare il nostro Parlamento, il Ministero dell'Agricoltura, in merito a correzione eventuale per quanto riguarda gli interventi, le specificità nell'agricoltura? Buonasera a tutti, intanto io ringrazio per l'invito la CGIL e ringrazio anche Caterina, che devo dire la verità è stata molto carina nell'invitarmi, ha fatto da gancio carissima Stefania, ci diamo per tutta Stefania, certo. Stefania Massimo Covello, che anche se certo porta il mio cognome purtroppo non siamo parenti, però siamo affini, compatibilmente affini, molto affini. Intanto ecco, mi piace dirvi e spiegarvi che mi trovo in Commissione Agricoltura per una mia scelta personale. Quando a un certo punto nel PD, nel partito del quale faccio parte, mi è stata posta la domanda: vuoi stare in Commissione Finanze o in Commissione Agricoltura? Ecco, perché comunque insomma penso che l'agricoltura insieme al turismo possano rappresentare quel volano di sviluppo, non a parole, guardate, io l'ho sempre pensato. Oggi mi trovo parlamentare, sono stata per 10 anni consigliere comunale nella città di Cosenza, dove sono stata 2 volte la prima eletta, sono stata assessore alla provincia e ahimè solo per 6 mesi consigliere regionale, solo per 6 mesi, non vi racconto il perché alla prossima puntata. Massimo se lo ricorda. Che cosa succede? Divento parlamentare, faccio le primarie, divento parlamentare in Commissione Agricoltura. In realtà io ho avuto sempre tanti contatti con il mondo dell'agricoltura. Ho avuto tanti contatti perché? Perché ho sempre pensato, cara Caterina, ricollegandomi a quello che hai detto tu nella tua puntualissima e dettagliata relazione, io mi ero fatta una relazione che non vi voglio leggere per non tediarvi, anche se qualche spunto da lì lo prenderò. Perché guardate, io penso che la nostra vocazione principale in Calabria siano appunto l'agricoltura e il turismo. Penso anche, come ha detto prima il direttore di Confagricoltura, che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, l'agricoltura calabrese
dalla Regione Calabria sia stata completamente anestetizzata, perché riscontro ovunque io vada, nelle piazze, nelle assemblee, nei convegni, vedo, professor Gaudio, che c'è una demotivazione degli imprenditori agricoli, grandi o piccoli che siano, perché vedono che devono combattere con due forme di problematiche. La prima, che è quella relativa all'accesso al credito, e la seconda, che è quella relativa alla richiesta, alla necessità sempre più forte di uno snellimento burocratico della nostra Regione Calabria. E allora è lì che noi puntiamo. Io in Commissione Agricoltura, la prima cosa che ho fatto nel giorno dell'insediamento è stata quella di chiedere al Presidente Luca Sani, che poi voglio invitare in Calabria, voglio far venire in Calabria, è stata quella di dire: io pretendo come commissario della Commissione Agricoltura un'audizione e un confronto di tutte le forze sociali, cioè insieme alle forze sociali, Confagricoltura, CIA e Coldiretti, un incontro con ABI, con le banche, perché non è possibile che noi possiamo essere sfruttati come terra di Calabria e purtroppo le tassazioni, le commissioni e quant'altro debbano essere di natura diversa e non omologhe tra il nord e il sud. Questo è un divario enorme che noi non possiamo accettare. D'altronde io poi penso che l'imprenditore agricolo, dai contatti quotidiani che io ho con il mondo agricolo, non voglia soltanto il finanziamento, vogliano invece, gli imprenditori agricoli, ripeto, piccoli o grandi che siano, vogliano diventare dei forti produttori di reddito. È lì la sfida forte che noi dal sud dobbiamo lanciare. Come Calabria, come io dico, ha ragione chi mi ha preceduto dicendo, noi dobbiamo essere come un solo uomo, graniticamente, nel nome dell'orgoglio della calabresità, noi dobbiamo tutti insieme, istituzioni, politica, mondo agricolo, tutto il mondo agricolo, a cominciare dai lavoratori e con in testa i loro datori di lavoro, a fare tutti insieme la stessa, a raggiungere lo stesso obiettivo. Allora è stato parlato di tutela, si è parlato di tutela del territorio, si è parlato di depressione salariale, si è parlato di agricoltura multifunzionale e si è parlato di premialità. Io sono d'accordissimo sulla premialità, perché è giusto che per incentivare i giovani, lo ha detto Enrico Letta avantieri, uscendo con successo da quella che era un inizio catastrofico che il nostro governo purtroppo si è trovato a dovendosi imbattere in un momento difficile della storia del nostro paese Italia e della politica italiana, dicendo che dobbiamo credere fortemente nella staffetta generazionale, però noi dobbiamo incentivare con quella conversione culturale che non è la zappa, è cultura la terra. La terra veramente può diventare, dicevo prima, il volano di sviluppo serio. Allora probabilmente tutti si affiderebbero poi all'impresa agricola. Allora noi dobbiamo in questa conversione culturale essere aiutare intanto i nostri imprenditori agricoli, i piccoli e i grandi, anche attraverso una sinergia con l'università, attraverso una sinergia col mondo della ricerca, perché ci possano essere, perché la politica possa essere aiutata dall'imprenditore, dal ricercatore, dal lavoratore, dalle sigle, possa essere aiutata a portare avanti dei progetti che possano essere poi di breve, medio e lungo termine. Ma se mi consentite, noi dobbiamo cominciare a dare uno spiraglio di fiducia a brevissimo termine, perché noi non possiamo più consentirci il lusso di perdere ulteriori treni. E allora entro un po' nel merito. Poi vedete, noi qui siamo fautori di grandissime produzioni, io non mi metto a citare tutto quello che produciamo, voi me lo insegnate casomai, però se mi viene in mente la produzione delle clementine, prima lo dicevano i brillanti relatori che mi hanno preceduto, chi produce clementine rischia di diventare poco concorrenziale, perché le nostre clementine raggiungono l'export con giorni di ritardo, per cui il nostro prodotto intanto arriva usurato purtroppo. E allora anche lì il problema delle infrastrutture. Io sono, al di là del fatto che sono anche proponente, io ho proposto, ho depositato, Stefania, qualche settimana fa presso la Camera dei Deputati una proposta di legge che riguarda la ZES, la zona del porto di Gioia Tauro, perché non è possibile, siccome vediamo sul report queste trasmissioni che dicono abbiamo 12 milioni di aeroporti che non vengono utilizzati, noi ne vorremmo piccoli ma funzionali a che cosa? Ai nostri imprenditori. Allora io immagino che come fiore all'occhiello del Mediterraneo il porto di Gioia Tauro possa rappresentare il vero volano di sviluppo che possa consentire ai nostri imprenditori di clementine, ma se mi consentite di limoni, è possibile che i nostri limoni trovano difficoltà per essere venduti e poi da Sorrento li comprano a Rocca Imperiale
perché loro non ne producono più tantissimi e fanno il limoncello con i nostri limoni. Parlare di bergamotto è rientrato nella categoria degli agrumeti speciali, lo abbiamo trattato in commissione 2 settimane fa. Abbiamo fatto in modo di annoverare negli agrumeti speciali quello che di bello produce la Calabria. E io con Confagricoltura, Gia Coldiretti, li chiamavo seduta stante mentre ero in commissione. Dico, dicitimi un poco, parlo ogni tanto in dialetto per rendere idea, quali sono sti agrumeti speciali che li inseriamo subito come Calabria? Dobbiamo essere svegli come classe politica per non perdere questo treno importante. E allora dicevo, questo momento importante di commistione forte, nel senso più bello e più puro del termine, tra imprenditori e lavoratori, insieme alla politica. La politica del fare, non solo il decreto del fare. Allora, la politica del fare che cosa? Dicevo, l'accesso al credito. Vedete, noi abbiamo visto, abbiamo purtroppo, io lo evidenzio, che il fondo di garanzia non è stato, è stato inesistente praticamente. Allora perché non utilizzare quelli che sono i nostri confidi per capire, attraverso non solo l'accesso al credito ma i confidi, quali possono essere le possibilità per incentivare i nostri giovani ad avvicinarsi alla terra, ad avvicinarsi al mondo dell'agricoltura. Per quanto riguarda il tema della promozione, dello sviluppo, della competitività, della qualità nel settore agricolo e agroalimentare in Calabria, io ritengo di dovermi concentrare in particolar modo, dicevo prima, sull'accesso al credito. Le difficoltà di accesso al credito e le incentivazioni, unitamente agli ostacoli burocratici e normativi, dalla testa non me lo toglie nessuno, costituiscono un inaccettabile freno per le potenzialità di sviluppo del settore agroalimentare. Pertanto ritengo di primaria importanza un rinnovamento del sistema giuridico operativo, andando alla domanda del moderatore, secondo criteri di semplificazione, di immediatezza e trasparenza. Ecco che quindi io ogni tanto prendevo appunti, e quindi ed è una carta geografica questo mio foglio. Dicevo del fondo di garanzia e degli strumenti di supporto che invece si possono avere dai confidi e quindi attraverso i finanziamenti bancari a medio termine. E ancora, ricollegandomi, volevo dire questo, che noi sappiamo che negli ultimi 5 anni il sistema creditizio destinato al settore agricolo ha subito una fortissima contrazione. I 2 miliardi di credito agrario erogati in Italia nel 2012 si attestano sul livello più basso del periodo. Nell'arco del quinquennio 2008-2012 il credito di lungo periodo ha fatto registrare, qui abbiamo un paradosso, guardate, ha fatto registrare una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo invece 13 punti ogni anno, passando da 154 milioni di euro del 2008 a 252 del 2012. Gli investimenti pertanto finanziati attraverso il credito a lungo termine non hanno trovato spazio all'interno del nostro sistema creditizio, riducendosi di circa un terzo all'anno nell'ultimo anno. Quindi, ancora continuando, non ve la leggo tutta, non ti spaventare Caterina, occorre pertanto intervenire con un grande decisionismo, una forte determinazione per rendere più funzionali gli interventi, vista la propensione del settore agricolo a investire per migliorare la competitività del sistema. Allora, vedete, qualcuno diceva prima un binomio, io pure ne sono convinta, un occhio alla tradizione che non fa altro che qualificare la nostra vera produzione agricola, il nostro prodotto di qualità che è tra i migliori del mondo, dall'altra parte guardandolo con un occhio moderno per fare in modo che i nostri giovani possano essere competitivi nel mondo del lavoro. E allora, quindi rendere i nostri imprenditori agricoli più forti nella produzione di reddito. Le difficoltà di accesso al credito costituiscono difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo agricolo, perché sappiamo che se ci sono i fondi europei e poi l'Europa prevede che il 50% lo dà a fondo perduto l'Europa e l'altro 50% lo deve mettere il giovane che non ha il papà alle spalle, come fa a trovare cash se non trova delle agevolazioni da parte delle banche? Alla strada sbarrata, e noi in questo come classe politica dobbiamo combattere affinché tutto ciò possa appunto invertire la marcia, un'inversione di rotta. Per questi motivi è necessario sviluppare un insieme concreto e coordinato di iniziative, Caterina, di iniziative che consentano l'inserimento dei giovani, appunto come dicevo prima, dare concreta attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto legge 24 del 2012, convertito con modificazione della legge 27 in tema di dismissioni dei terreni demaniali. A tal fine il governo ha proceduto già ad attivare, questo ce lo ha confermato il ministro in un'audizione che abbiamo avuto con lei appunto una settimana fa, una verifica sugli immobili che possono essere messi a disposizione dei giovani
e naturalmente si sta lavorando insieme alla Cassa Depositi e all'ISMEA. Detto questo, vedete, a proposito della staffetta generazionale, ma a proposito dei prodotti di qualità, che è fondamentale su questo tema, necessario per una vera crescita del sistema agricolo, implementare le misure volte alla promozione e alla tutela dei prodotti di qualità. Come è noto, sono espressione delle eccellenze italiane nel mondo. Io questo lo dico con orgoglio dappertutto, sono stata a Siena, l'altra volta sono stata nel nord Italia, in Puglia. L'Italia è di gran lunga il paese con il più alto numero di denominazioni protette. Con 249 prodotti inseriti nel registro delle indicazioni geografiche, il nostro paese supera il 22% delle denominazioni d'origine europee ed è al vertice mondiale con i prodotti DOP e IGT. Per le produzioni a denominazione di origine e indicazione geografica protetta, l'entrata in vigore del regolamento 1151 del 2012 offre maggiori strumenti di tutela e ci diceva il Ministro che è già stato proposto alle regioni il decreto attuativo per rendere ancora più incisiva l'attuazione del regolamento. Vedete, naturalmente io abbino sempre il ragionamento di agricoltura alla pesca, perché sappiamo anche bene che la pesca per noi in Calabria è di fondamentale importanza e può essere un ulteriore volano di sviluppo. Questo tema importante che va seguito con grande dovizia di particolari, soprattutto anche per loro la semplificazione di quella che è una normativa che a volte purtroppo, perché sappiamo che in Italia esistono tipi di pesche diverse e anche nella stessa nostra Calabria c'è una pesca sul Tirreno, un tipo di pesca diverso sullo Ionio e così via. Io in 4 mesi ho cercato di prepararmi, guardate, poi più passerà il tempo, da quando mi sono insediata più mi approprierò della materia. E quindi qui naturalmente poi voglio entrare anche nel vivo, perché sappiamo la nostra forte produzione di latte, di olio, la nostra forte produzione, guardate, forse ancora è piccola ma è di grande qualità, di vino. E proprio a questo proposito io ho avuto anche delle richieste da parte di, non so se qui in mezzo a voi ci sono dei piccoli imprenditori di vino, di produzione di vino, ma si ponevano il problema delle accise, perché il 31 di luglio scadono i termini e allora lì ci sarà il problema di come affrontare con gli invii telematici e l'informatizzazione che diventa sempre più difficile il problema di questi piccoli imprenditori. E quindi si deve ricordare questo problema. Ci stiamo occupando in commissione e riguardo ai piccoli produttori sul regolamento di esecuzione della Commissione europea, quindi la 314 del 2011, relativa alle circolari relative appunto ai depositi fiscali ai piccoli produttori esenti da accisa. E questo, c'è un decreto alla firma del Ministro che dovrà essere cofirmato dalla Corte dei Conti, che prevede appunto una rivisitazione, perché il problema non si risolve totalmente nei confronti della Francia e del Regno Unito, perché loro lì comunque restano distanti rispetto a tutti gli altri paesi che aderirebbero invece a questa forma di richiesta che l'Italia fa. Quindi ecco, abbiamo bisogno di semplificazioni, di facilitazioni, di PAC ne avete parlato tutti, io penso che ci debba essere un confronto serio, forte, con la Commissione europea, e io ho chiesto anche insieme al mio capogruppo, ma soprattutto al Presidente Sani, noi abbiamo chiesto col Presidente Sani un incontro con Paolo De Castro, perché è giusto che ci possa essere, che ci possano essere degli intendimenti forti nel breve termine, perché la politica ha dei tempi. Noi sappiamo che invece l'impresa, il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro, ma soprattutto il paese Italia ha altri tempi in questo momento, allora noi dobbiamo con urgenza, con grande attenzione, ma senza perdere il minimo tempo, dovere assolutamente assumere un tavolo di creare un tavolo di concertazione che possa capire attraverso la normativa la PAC come verrà nuovamente impostata, soprattutto perché rispetto a questo problema noi siamo molto sensibili, e allora abbiamo chiesto a De Castro questo incontro perché si possano far valere i nostri diritti come Mezzogiorno d'Italia e come Sud, perché quando io sento parlare di questione meridionale io inorridisco, perché io penso che guai a chi parla di questione meridionale. Il meridione, il mezzogiorno può essere un'opportunità sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista culturale.
Allora noi ce la dobbiamo mettere tutta, guardate, l'agricoltura nella nostra regione assorbe il 15% dei lavoratori, le coltivazioni più diffuse, ve lo dicevo prima, io non voglio dimenticare il cedro, anche ho citato il cedro e il bergamotto, addirittura il cedro quando ero assessore alla provincia a Cosenza facemmo un gemellaggio con il mondo ebraico di Roma, venne il massimo del gota proprio dell'ebraismo, perché per loro ha una funzione tradizionalmente sacra il cedro. E vedere poi, ricollegandomi a quanto detto appunto dagli amici che brillantemente mi hanno preceduta, vedere poi sugli scavi archeologici di Santa Maria del Cedro la coltivazione di ulivi millenari, ti vengono i brividi, perché riesci a capire qual è la potenza vera dell'agricoltura se nella tutela del territorio e nella consapevolezza della valorizzazione del nostro ambiente da poter inculcare ai nostri figli nelle nuove generazioni ci può essere un serio volano di sviluppo. Ecco che io nel fermarmi qui voglio semplicemente chiudere dicendo che, consentitemi, qualcuno di voi ha parlato di welfare e vorrei aggiungere sussidiarietà. Più società e meno Stato. Io sono convintissima, guardate, che è importante sottolineare l'importanza della problematica afferente agli aiuti alimentari per gli indigenti. Voi fate parte di una matrice di centrosinistra, io faccio parte di una matrice di centrosinistra che si rifà al cattolicesimo De Gasperiano. E una vicinanza forte ad uomini come Aldo Moro, e allora ritengo un dovere morale di ogni società che può definirsi civile in senso tale assicurare un adeguato livello di sicurezza alimentare alla nostra popolazione, quindi assicurare una qualità alimentare anche quando andiamo ad esportare, ma alla nostra popolazione, ai nostri figli e, se mi consentite, anche a coloro i quali non hanno la possibilità economica di potersi consentire il lusso di comprare una roba di qualità e devono quindi purtroppo comprare cose di meno qualità che possono essere nocive alla salute. E questo allora deve essere l'aiuto da parte dello Stato, da parte della politica e da parte del mondo agricolo, dicevo, sicurezza alimentare per i ceti più deboli. Per questa ragione ci attiveremo come commissione, io personalmente lo farò, al fine di attivare nel breve tempo un tavolo interistituzionale di coordinamento, e mi piacerebbe che CGL fosse protagonista insieme a noi di questo progetto, che costituisca il supporto tecnico istituzionale in grado di promulgare adeguate proposte finalizzate per gli aiuti agli indigenti. Su questo promuoveremo un altro studio che riguarda il fondo nazionale già istituito per implementarlo con aiuti, relativamente non solo agli sgravi fiscali ma all'8 per 1000. E chiudo dicendovi che io sono relatrice, in aula porteremo, qualcuno l'ha citata, forse proprio Caterina, io sarò la relatrice della proposta di legge sull'agricoltura sociale, e la cosa più bella, Stefania, è stata quella che dai 5 gruppi parlamentari, compreso il Movimento 5 Stelle, ci sia stata l'unanimità nel farmi relatrice di 5 proposte che noi siamo stati in grado di unificare, partendo dall'articolo 2135 del Codice Civile, riuscendo ad arrivare al coinvolgimento non solo dei soggetti più deboli e dei soggetti diversamente abili dal punto di vista fisico e mentale, ma anche tutti quei soggetti che subiscono devianze dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei minorenni che vengono sfruttati nel lavoro e così via. Per cui io non solo in qualità di parlamentare, ma in qualità di persona estremamente legata al mondo dell'agricoltura, io sarò attentissima a questi problemi, per cui ritenetemi a vostra completa disposizione, e mi auguro veramente che questa, Caterina, possa essere la prima di una lunga serie di tavole, ma non solo di tavole, di incontri importanti che possano essere tramutati in leggi, che possano essere tramutati anche in entusiasmo da veicolare agli operatori di settore, perché la nostra Calabria possa rialzarsi da un momento di grande sonnolenza e quindi svegliarci per garantire ai nostri figli di vivere la loro vita qui nella nostra amata terra di Calabria. Grazie. Grazie Stefania. Noi l'impegno che prendiamo come fra i CGL è che faremo tesoro dei suggerimenti, dei vari interventi che ci sono stati, e vedremo per il futuro quali passi muoveremo coordinandoci tra di noi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso, per le conclusioni, do la parola a Stefania Croggi, segretaria nazionale FLAI. Grazie.
cerco di stare nei 10 minuti prima che ci cacciano, no? No, che scherzi, per carità, no. Allora, i minuti che ci servono, dai. Beh, io credo che nell'ambito delle iniziative che la CGIL mette in campo nelle varie regioni, questa festa, perché questa, hai ragione, è una festa, ma è una festa perché la testa nel lavoro e mettere al centro il lavoro è la festa del lavoro, e questa è la cosa più importante. Noi ci siamo proposti sin dal piano del lavoro della CGIL di rimettere al centro il lavoro, perché volevamo far ripartire il paese Italia da una questione centrale, che è il lavoro. E quindi l'iniziativa di oggi si pone a pieno titolo in questo percorso che la Confederazione sta facendo. E Caterina ha fatto una cosa, lo diceva prima anche il rappresentante di Confagricoltura, beh, veramente coraggiosa, perché riuscire a parlare dell'agricoltura nei termini nei quali ne ha parlato Caterina, credetemi, io giro l'Italia in lungo e largo, non è così facile sentirlo fare. Perché cosa dice Caterina? È per te l'applauso, eh? Cosa dice Caterina, che ho avuto il piacere di sentire assolutamente condiviso? Dice: bisogna partire da un certo tipo di agricoltura di qualità, per incidere e avere poi un territorio completamente diverso. E non è l'inverso del binomio. Quale tipo di agricoltura ha tracciato Caterina? Ha parlato di un'agricoltura multifunzionale, di un'agricoltura sostenibile, di un'agricoltura che mette al centro il lavoro, perché quando parla di funzionalità ne parla perché l'obiettivo è quello di moltiplicare il fattore lavoro e quindi l'occupazione. Allora, a me va benissimo tutto quello che si è detto qui. Il problema è però che dobbiamo, e questo è un problema assolutamente nazionale, cercare di smuovere alcuni problemi anche culturali che a livello nazionale ci sono. Sembra, quando parliamo di queste cose, che ci raccontiamo dei dati e ci raccontiamo delle storie per gli addetti ai lavori, e purtroppo non riusciamo a sfondare quel muro di conoscenza che invece a livello nazionale abbiamo bisogno di abbattere. Lo dicevi anche tu quando parlavi di tutto quello che ruota attorno alla cultura dell'agricoltura e all'impatto che può avere in senso generale. Allora, non tutti lo sanno che l'agricoltura contribuisce in maniera assolutamente determinante alla crescita del PIL, ma ne contribuisce in una misura che è assolutamente incredibile, è il 39% del valore aggiunto nazionale. Non tutti sanno che il dato occupazionale che veniva ribadito, per esempio anche per la Calabria, per quanto riguardava quello che faceva l'escursus Stefania prima, chiedo scusa per la voce, che faceva prima, che cioè il dato occupazionale dell'agricoltura in Calabria è il 15%, ma a livello nazionale noi riusciamo a toccare delle percentuali anche assolutamente maggiori. E stiamo facendo questo non considerando, quando si gioca a 3-7 manca il morto è il lavoro nero. Quindi noi stiamo dicendo questo al netto di quello che è il dato assolutamente drenante del lavoro nero e del sommerso, che riguarda sia il PIL sia il dato occupazionale. Se pensiamo che il dato generale del sommerso del PIL a livello economia è il 17% a livello nazionale, di questo 17% purtroppo abbiamo che il 32% è rappresentato dal settore agricolo, in assoluta controtendenza rispetto invece al miglioramento di tutti gli altri settori. Quindi pensate cosa potrebbe essere una macchina frenata, no? Che viene frenata da un punto di vista di crescita del PIL e che vengono penalizzati i lavoratori da un punto di vista del sommerso. Questa è la grande battaglia che insieme dobbiamo fare, tutti, associazioni professionali, mondo della cultura, organizzazioni sindacali e politica, perché o ripartiamo dall'agricoltura, dicevamo prima, dalla terra anche in senso culturale,
per il valore che la terra esprime, di solidarietà, di trasversalità, di tradizioni. E poi c'è un fattore, che la terra non si delocalizza, la terra è qua, di fertilità, la grande madre terra, e ripartiamo da qua. E come possiamo coniugare, come diceva Caterina, la terra con le produzioni, con la cultura, con il sapore, con il know-how, con il turismo, con i saperi uniti ai sapori. E questo è la benzina che si può mettere nella grande macchina della crescita di questo paese. E però dobbiamo buttare giù dalla torre alcune cose. Allora, se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che diceva Caterina, di quel tipo di agricoltura della quale abbiamo assolutamente spasmodicamente bisogno, dobbiamo avere il coraggio di fare alcune cose. Riusciamo a separare chi fa lavoro vero da chi fa lavoro nero? E lo vogliamo fare insieme una volta per tutte? Vogliamo separare le aziende che danno occupazione da quelle che occupazione non hanno? Vogliamo separare chi si serve delle aziende senza terra e del caporale, che è un fenomeno assolutamente diffuso a livello nazionale, non solamente nel mezzogiorno, perché le cooperative, le aziende senza terra, il mercato delle braccia c'è anche al nord, leggete assolutamente sui giornali quello che succede in ogni parte d'Italia, dal Piemonte eccetera eccetera, alla Lombardia, al Veneto. E allora per fare questo dobbiamo con coraggio fare alcune cose. Allora, io sono d'accordo a fare alcune cose con le imprese, che venivano anche tracciate da Caterina. Vogliamo premiare le aziende brave, quelle che producono, quelle che fanno reddito, quelle che rispettano le leggi e i contratti, che stabilizzano l'occupazione. Le possiamo premiare in vari modi, nei modi più nobili, bollini di eticità, corsie preferenziali per quanto riguarda, penso che ne so, il florovivalismo, tutta la questione degli appalti, avere un marchio premiante anche per come si sta sugli scaffali del supermercato, un prodotto etico, prodotto di qualità, prodotto certificato, ma vado anche sul meno nobile. Premialità, risorse messe a disposizione dai fondi delle regioni, parte di quei fondi che non si sono spesi nei PSR, rimetterli in circolazione per favorire chi innova, chi ammodernizza, chi fa formazione e aumenta la professionalità di quei lavoratori per creare reddito ed occupazione. Premialità in senso contributivo? Fiscalità premiante non a pioggia a seconda dell'area svantaggiata in cui risiedi? Sono d'accordo. Ma voi siete d'accordo ad assumere persone non in nero, non dalle aziende senza terra, non con il mercato delle braccia, voi in senso generale non sto parlando, a lei ci mancherebbe, e magari aiutarci in un iter che come FLAI e come CGL stiamo facendo per rimettere al centro l'assunzione che avvenga in un collocamento pubblico, e vuol dire questo, cioè attraverso i centri per l'impiego, con una premialità legata alle aziende che assumono i lavoratori che si vanno a segnare in questi centri per l'impiego, e che quindi tutto questo avvenga in maniera assolutamente trasparente, e dove la domanda e l'offerta di lavoro avvenga di nuovo come rivendicavano le grandi lotte bracciantili del 1944, con un collocamento che sia pubblico e trasparente ed efficiente e non in mano alla criminalità organizzata. Possiamo provare a fare questo? E allora faremo tanta strada insieme. La politica. Stefania, tu stai in Commissione Agricoltura della Camera. A settembre ti arriverà un disegno di legge che noi presenteremo tramite alcuni parlamentari. Ovviamente qui siamo tutti a sinistra, quindi è ovvio che sono parlamentari del centro-sinistra, ma spero che sia anche allargata, come quando abbiamo fatto la nostra battaglia per il caporalato, che il disegno di legge fu presentato in maniera assolutamente bipartisan e fu firmato anche da esponenti di altri schieramenti. Presenteremo questo disegno di legge su una nuova forma di collocamento in agricoltura.
Ah, sei già coinvolta, stai qua, quindi sei già coinvolta, vista e presa, vista e presa. E lo faremo con i nostri parlamentari delle commissioni lavoro e senato. Ma per fare tutto questo bisogna che anche il governo cambi un attimino passo. Io sono molto contenta che tu parli col ministro dell'agricoltura, perché noi non ci riusciamo. Noi abbiamo fatto fior di richieste per essere incontrati dalla ministra, non ci ha ricevuto, però ha fatto un'altra cosa non simpatica, ha fatto approvare una legge delega su tutti i temi che francamente costituiscono il grande libro dell'agricoltura: lavoro nero, sommerso, semplificazioni nelle assunzioni, linee di accesso al credito, tutte quelle cose sulle quali saremmo assolutamente d'accordo a lavorare insieme. Io vorrei sapere chi gli ha chiesto di fare questa cosa. CGIL e CISL Uil non sanno nulla, Firefly e Uil non sanno nulla, so per certo che Confagricoltura, Coldiretti e CIA, no, Coldiretti non lo so, Confagricoltura, CIA e Alleanza delle Cooperative non sanno nulla. Forse sarebbe il caso che il Ministro della Repubblica, prima di intraprendere determinate strade e far approvare una legge delega che va riempita di contenuti, si consultasse con chi queste materie, associazioni professionali, organizzazioni sindacali, quantomeno ci hanno a che fare tutti i giorni. Quindi anche questo bisognerebbe un attimino riprendere. Ci sono troppe scorciatoie che in nome delle semplificazioni vengono prese, spesso e volentieri. In questi giorni a Brescia si è deciso di fare un accordo innovativo, l'avrete letto anche sulle pagine di Repubblica, credo, dove praticamente si dipinge come dire, la possibilità di andare a vendemmiare come era 50 anni fa, quindi una bella immagine di una bella ragazza che sta lì a raccogliere i grappoli dell'uva. Io sono d'accordo a dare un'immagine dell'agricoltura assolutamente bucolica e meravigliosa. Forse non è proprio sempre così, però insomma va bene. Il problema è un altro, che si fa un accordo tra la Coldiretti di Brescia, la CISL, la FAI CISL territoriale e un'agenzia di servizi all'agricoltura, Demetra, dove si forniscono i lavoratori per andare a raccogliere l'uva in Franciacorta, con un bellissimo slogan, largo ai giovani che possono venire a vendemmiare. Bene, siamo tutti d'accordo, così facciamo fuori gli extracomunitari. Vi giuro, io ho avuto la pelle d'oca. Devi essere autoctono, residente in quel comune da tuo nonno, non so di quanti siete, è bellissimo presentare la domanda per poter essere assunto presso l'ufficio della FAI CISL territoriale. Chiaro? Chiaro? Allora, vedete, io credo che noi abbiamo bisogno di dirle certe cose. Noi siamo unitari in categoria, abbiamo rapporti con Coldiretti, ci mancherebbe altro. Io credo che queste cose non facciano bene all'agricoltura, non fanno bene all'agricoltura. Sono delle scorciatoie che fanno aumentare nel sentire comune del paese una visione che non è quella dell'agricoltura. Dobbiamo avere il coraggio, e magari volessero tutti venire a vedere come si vendemmia, come si raccolgono i pomodori, come si raccolgono i meloni, eccetera, 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 o gli agrumi in questa splendida terra di Calabria. Allora, noi abbiamo bisogno di caricarci sulle spalle una funzione che sia quella di trasmettere il vero senso di che cosa significa lavorare in agricoltura. Se c'è un'agricoltura di qualità, questa agricoltura non può che essere legata ad un lavoro di qualità, ad un lavoro che sia equamente retribuito, in un lavoro con delle assunzioni che siano assolutamente trasparenti, perché noi diciamo il luogo pubblico, perché ci deve essere una garanzia dello Stato. Noi abbiamo bisogno di Stato, noi abbiamo bisogno che lo Stato svolga il suo ruolo. Noi non siamo per abdicare al ruolo dello Stato, e lo diciamo proprio perché siamo nel sud, dove abbiamo bisogno dello Stato e delle infrastrutture delle quali parlavi tu, abbiamo bisogno del ruolo di vigilanza e di capacità di trasmettere che
Tutto deve avvenire nel maggior modo possibile trasparente e legale. Non vogliamo che i nuovi cittadini, gli extracomunitari, se ne ritornino a casa loro. Noi li vogliamo qui perché ne abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno che i nostri braccianti, i nostri giovani possano trovare occupazione anche in agricoltura. Allora io credo che questo sia il messaggio che noi dobbiamo veicolare. Altre cose non fanno parte della nostra cultura. Noi abbiamo degli impegni importanti da portare avanti. Adesso siamo in piena campagna quasi, no? Cioè, già è cominciata assolutamente da un mese, se il tempo fosse un pochino più clemente, ma insomma. E quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che chi lavora in questo settore sappia quali sono i suoi diritti, sappia chi lavora a fianco a loro, sappia quali siano le sedi della CGIL, sappiano riconoscere anche quando noi andiamo in mezzo a loro, tra i campi, con i nostri camper, con il nostro sindacato di strada, con il nostro metterci a loro disposizione. Allora sì, in questo modo, cercando di capire quali sono i problemi, cercando di non veicolare la paura e il ricatto, ma assolutamente la voglia di occupazione, la dignità di poter lavorare in un settore così importante per il livello nazionale, noi possiamo ricominciare a rilanciare questo settore e così facendo rilanceremo anche questo paese. E lo possiamo fare perché siamo in grado di farlo, perché abbiamo delle associazioni che vogliono dividere tra lavoro vero e lavoro nero e sappiamo soprattutto in questa regione cosa può significare uno sviluppo diverso delle capacità occupazionali e una ripresa che è assolutamente possibile. Sta a noi cercare di farla e di farla tutti quanti insieme. Grazie. Grazie a tutti, io vi ricordo che tra poco inizierà l'altro convegno della CGIL che chiuderà questi tre giorni di festa con il segretario nazionale Vincenzo Scudieri, Don Mimmo Battaglia, Wanda Ferro, la commissaria della provincia e il sindaco Abramo, ovviamente con Michele Gravano e Giuseppe Cadiano, nell'area festa a 100 metri da qui. Grazie.